Chi sono i parrucca traders? Sono quelli che fanno trading con capitali piccoli e utilizzano strategie che o vendono, o regalano, perché poi le regalano che vendono a piattaforme o affiliazioni, no? E si riempiono la bocca con strategia di Warren Buffett, strategia di Ray Dalio. E loro la fanno con 500 euro, loro la fanno con 1000 euro, fanno ride. Prima di tutto, per fare trading ci vuole il capitale. Io vedo certe schermate di bot automatici e vedi che fanno 5 dollari, 8 dollari. Signori, ma dove andate? Cioè, state a far ride. Perché il bot automatico, prima di tutto, non funziona. Vabbè, allora, facciamo così. Oggi, siccome so talmente tante le cose da dire, oggi faccio la diretta generale. Poi, se volete, entriamo nello specifico dei bot automatici, che il bot automatico non funziona. E ve faccio, già ho fatto tempo fa, ma ve rifaccio una diretta dove vi spiego perché. La teoria della relatività è stata superata. Il bottarella automatico che avete pagato dall'indiano 50 euro, vi siete fatti fare su un'altra parte, vi funzionerà un mese, 2, 6 mesi, vi può funzionare un anno, ma poi non vi funziona più. Quello che volevo dire è chi fa capitali piccoli non si fa trading così. Okay, perché non puoi fare capitali piccoli con strategie che utilizzano Ray Dalio. Perché? Perché Ray Dalio entra con 5 miliardi di dollari, tu entri con 500 dollari. Ray Dalio fa il 20% l'anno, tu hai fatto il 50% quest'anno, non so per quale motivo, e dici: ah, io sono meglio di Ray Dalio. Non funziona così, non funziona. 20% con 1000 dollari è diverso di fare il 20% con 100K, è diverso di fare il 20% con 1 milione, è diverso di fare 20% con 1 miliardo. Ma è sempre il 20%. Sì, ma se devo mettere a mercato 200 milioni, lo capisci che non posso comprare 100 azioni, devo comprare 50.000 azioni e per entrare al mercato mi ci vogliono 3 giorni. Quindi di che state a parlare? Ok? Quindi fare trading con capitali piccoli, utilizzando strategie che usano i grandi, è ridicolo. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, i parrucca trader sono quelli che operano sui mercati non regolamentati. Perché secondo voi operano sui mercati regolamentati? Perché poi fa come cazzo te pare. È questa la differenza, è questo che dovete capire. Allora, le manipolazioni ci stanno sempre. Ci stanno sempre. Però permetti che preferisco essere manipolato su un mercato regolamentato dove è più difficile, dove smuove capitali, c'è comunque dei controlli, se vuoi smuovere capitali, fare giochini devi avere capitali enormi, piuttosto che su un mercato OTC dove ci stanno porci e cani e fanno il loro porco comodo. Qual è il motivo per quale dovete stare qua piuttosto che là? È questo che dovete capire. OTC, io ve lo ridico per la centesima volta, significa over the counter. Sono gli scambi, c'era in borsa, si operava, finita la borsa, rimanevano a scommette al bar e voi state a scommette al bar. Chi fa Forex, chi fa CFD, sta scommettendo al bar. Te va bene una volta, te va bene due, te va bene tre, poi dopo te va male, non fai un business. Allora, scusa, gioca al Superenalotto, fai la roulette, fai altre cose, puoi fare tantissime cose, compra delle cripto. Poi, non sono contro le cripto, però sono contro il trading sulle cripto. E quindi mercati over the counter, market maker. Allora, quelli che vi fanno vedere i conti che stanno sul market maker, non vi dovete fidare, perché il market maker significa colui che fa il mercato. Ma se il mercato lo faccio io, ma di che stiamo a parlare? Se voi vincete, lui perde, di che stiamo a parlare? Non c'ha senso proprio questa cosa. È palese. Però la gente si fa illudere, no? E chi promuove questi qui sono o affiliati che guadagnano con i market maker, oppure in alcuni casi io non voglio, cioè, allora, vi racconto una storia. Un market maker truffaldino potrebbe andare da un influencer e dire: senti, mi sponsorizzi? L'influencer gli dice: no, ma io non mi fido, cioè, poi mi rovino, cioè, magari 100.000 follower, non mi voglio rovinare la reputazione per te. E il market maker gli dice: no, guarda, inizia a fare trading con me, ti faccio vedere che funziona. Gli dà la strategia Mediamobile o altre cose, tanto è uguale. Il mercato lo decide lui, quindi tanto è uguale. Il market maker truffaldino che fa? Se deve convincere l'influencer, se l'influencer è serio, gli dice: usa sta strategia, e lo fa vincere. Ok, vince una volta, vince due, vince tre, e l'influencer dice: oh, mazza.
E inizia a promuovere, porta gente dentro, guadagna dai 250 ai 500 euro a persona che si iscrive sul conto del market maker, e già qua dovreste aver capito tutto. Però se ancora non avete capito, una volta che il market maker ha preso tutti i contatti, e poi dopo c'ha tutti i polli da spennare, voglia. Quindi chi vedete che opera su mercati non regolamentati, state lontano. Chi vedete che parrucca trader che fa trading su col il Forex sul market maker, state lontano, ok? Questo significa che tutti i market maker sono truffaldini? Assolutamente no, ok? Però significa che voi state in mano loro, e che se oggi la ditta, perché alla fine sono società, che sta in Australia, che sta a Cipro, che sta a Malta, che sta in culo alla Luna, che se c'è un problema voglio sapere come fate, ok? Quella ditta che sta là, un domani potrebbe avere problemi e c'ha quest'opportunità di fregarvi facilmente. Quindi oggi sono onesti, te credo, magari stanno a fare un sacco di soldi. Domani pure, tra un anno, chi lo sa? Ma perché il mio business, io vivo di trading, no? Perché il mio compenso, chiamiamolo così, il mio sostentamento familiare deve stare in mano a uno che sta a Cipro. Ma perché non sono capace da solo a mettere gli ordini a mercato? È questo che dovete capire, no? Allora, chi fa trading? Chi fa trading e vi fa vedere i risultati sul market maker, non vi fidate. Cioè, allora, a me mi contattano, non dico tutte le settimane, ma quasi, ma mi hanno contattato da quando ho iniziato 10-15 market maker. Mi offrono a me proprio, mi scrivono e mi dicono: guarda, per ogni, c'è cioè la community, per ogni persona che ci mandi e che apre il conto da noi, ti diamo alcuni 250, altri arrivano a $500, cioè mi danno $500. Quindi significa che loro già mettono in preventivo che a quello gli esegheranno $500 per forza, minimo. Ti $500 che mi danno a me, allora io vi dico: io ho 2000 studenti, più di 2000 studenti, signori, calcolatrice, fate 2000 studenti per $500, perché io faccio utilizzare a tutti un broker ECN, non market maker. Ok, un broker che mette direttamente gli ordini a mercato, no CFD, ok? Però potrei scrivere alla mia community e dire: signori, guarda, ho trovato sto broker spettacolare, passate tutti a lui. 2000 passano a lui. Sapete quanto guadagno io? 1 milione. 1 milione. E lo posso fare domattina. Io lo posso fare domattina, almeno con 10-15 broker che mi hanno contattato negli ultimi anni. Quindi perché non lo faccio? Perché poi sono finito, fine, poi chiudo e faccio come Woody Allen, prendi i soldi e scappa. E poi non sarebbe corretto, no? Non sarebbe corretto. Però ci stanno tanti trader che non li lasciano sul piatto questi soldi, ok? Io ne frega un cazzo, e li vedi che sponsorizzano market maker. Dice: ma il mio market maker è serio. Sono d'accordo. Oggi è serio, domani chi lo sa. Ma perché devo correre questo rischio? Spiegatemi perché. È come se io apro un negozio e il contratto d'affitto, che ne so, faccio l'affitto per 7 anni a 1000 euro al mese, io ho il mio tutto regolare. No, però il padrone del negozio dice: sì, guarda, l'affitto è per 7 anni, però non è 1000 euro al mese, è X al mese, lo decido io volta per volta. Voi aprireste una cosa del genere? No, è stata a fare la stessa cosa. Non vi fidate dei traders parrucca che vi fanno vedere, che operano col market maker, che operano sul Forex, ve l'ho spiegato, ok? Non vi fidate, ok? Poi leve alte, no? Non vi fidate di chi fa leve alte 50, leva 50, leva 50. Ma parlate con uno che gente che fa borsa da 30 anni e chiedete che ci vive da 30 anni e parlategli del leva 50. Non mi ricordo più la parola. Leva 500. Ma perché devono fare leva 500? Il market maker perché può fare i giochini meglio. E poi magari ve li spiego. Il trader perché fa all-in, quindi vi fa vedere a voi che ha vinto, te credo, ha fatto all-in, ho fatto il 100%, hai fatto all-in, ti ha detto bene, ma se ti diceva male chiudevi tutto, infatti ogni tanto spariscono. Ok, però intanto vanno venduto il corso, vanno venduta la cosa, vanno venduto quello che gli interessava. Cioè, si deve speculare sui mercati, non si deve speculare sulle persone. Queste sono le cose, perché poi sta gente non vi fa vedere i risultati, non vi fa vedere i risultati. È una rottura di scatole è stata per me, però da aprile a oggi, all'altra settimana, io ho fatto vedere tutti i giorni, no, il fogliettino Excel. Allora, sentite questa, e questa è stata una sputtanata grossa, non faccio il nome, però è stata una sputtanata veramente grossa. C'è stata una ditta che vende corsi, importante e molto seguita, che gli studenti hanno iniziato a far vedere i risultati.
E quindi c'è stato un periodo sui vari gruppi, tutti gli studenti che facevano vedere questi risultati. Però non è che facevano i risultati sulla piattaforma, facevano vedere i risultati su il portafoglio di una piattaforma proprietaria, dove chiunque va là e inserisce, come se io facessi su Power Option, no? Vado su Power Option, inserisco il portafoglio, ma ci ho messo io i dati. E quindi si era creato hype, ammazza, tutti gli studenti sanno a fare profitti. Poi si è scoperto che gli studenti prendevano percentuale sui corsi venduti. Cioè, questi davano a tutti gli studenti percentuale sui corsi venduti. Quindi gli studenti che hanno fatto sono andati, no, non tutti, quelli diciamo più paraculi, sono andati sulla piattaforma, hanno messo portafoglio, ho fatto oggi 500 dollari e poi condividevano, ma ci hanno messo loro perché non stavano a condividere il broker. Ok? Ci hanno messo loro. È uscita questa cosa che gli studenti guadagnavano una percentuale, dicevo, guardate oggi che ho fatto questo. Se volete informazioni scrivete. Si è creato una cosa assurda. Quindi questi sono i parrucca trader, questi sono i parrucca trader. Oppure quelli che vi fanno vedere i risultati, come fanno? Altri vedo, quelli col foglio Excel sono spettacolari, foglio Excel spettacolare. Ci stanno quelli con MyFX Book, perché c'è pure il discorso del MyFX Book che non va sottovalutato. Allora, non so se chi lo conosce, MyFX Book è una piattaforma dove tu ci colleghi il tuo account. E ti dicono che i tuoi profitti sono certificati. Quindi i trader fanno vedere i profitti, dice, vedi, ho fatto il 20% su MyFX Book. A parte che non ho visti falli parecchi che usavano MyFX Book col Forex, anche nomi importanti, non so se qualcuno seguiva, certi che facevano trading automatici, cose, ma sono spariti. Ok, e usavano MyFX Book. Ma voi fate un esercizio, adesso lo facciamo insieme. Voi andate, fatelo insieme a me, andate su Google. Ok, io adesso ho aperto la pagina Google e scrivo in inglese how to cheat, C-H-E-A-T, how to cheat MyFX Book. Invio. Come fregare MyFX Book. 80.000 risultati. Come fregare MyFX Book su Google. 80.000 risultati. Proviamo how to hack, come hackerare MyFX Book. 97.700 risultati. Signori, ma di che cazzo stiamo a parlare? Fatevi vedere, cioè, quello che mi fa vedere MyFX Book e mi dice ho fatto trading profittevole, cioè ho investito 1.000 dollari, non deve avere la vostra attenzione. Gli dovete dire portatemi un conto da 100K, un conto da 100K, 50 va bene lo stesso, ma portatemi un conto da 100K e mi fate vedere per un periodo tutti i giorni le operazioni che fate. C'è il log della piattaforma del broker, c'è il log, mi fate vedere oggi quelle che avete fatto, domani mi fate vedere quelle che avete fatto e ieri, perché poi potreste aver fatto la prima che avete profitto, l'altra perdete, mi fate vedere solo la prima. E mi fate vedere ieri, e il giorno che non vi sento, mi fate vedere poi, magari a fine settimana, che quel giorno non avete tradato. Io ne ho postati una marea di giorni dove c'era scritto non ci sono trade, perché voi mi scrivete giustamente, perché quelli un po' più sgamati di voi mi scrivono e mi dicono no, ma ieri non hai postato niente, hai perso? E io vi faccio vedere, ieri non ho perso, ieri non ho tradato. Io da aprile a oggi l'ho fatto quasi tutti i giorni. I giorni che non l'ho fatto, ho fatto vedere il giorno dopo com'era. Allora, questa cosa fatevela dare. No, l'equity line, che non si sa che c'è sta dentro, perché uno può poi, chissà quante strategie là dentro, no? Cioè, se voi siete interessati a una strategia, come io adesso sull'SP 500, a strategia dell'SP 500, quella ho fatto, ora vi faccio vedere i profitti. Cioè, però, chiudendo il discorso di questi qua, i parrucca trader non vivono di trading, perché a me quello poi mi dispiace di più è vedere studenti che arrivano da me e mi dicono, oh, ma lo sai che io stavo, questo mi è successo due, tre. Tre studenti mi hanno detto sta cosa. Due studenti, uno no. Quindi tre persone mi hanno detto sta cosa. Mi hanno detto, ma lo sai che io stavo su questa piattaforma del broker, Market Maker, manco a dirlo, e finché stavo in demo facevo profitti. Come sono andato in reale ho iniziato a perdere. Mo' ci sarà il lato psicologico, ci sarà quello che ti pare, però insomma, ok. I CFD in America sono vietati, i CFD negli Stati Uniti sono vietati. Punto, fine. E materie prime, tutte le materie prime, mo adesso c'è il FOMO, tutte queste materie prime, con i CFD, se stanno a un male che manco vi immaginate. Ok, io poi li leggo sui gruppi, non partecipo perché non ci perdo tempo.
Un saluto, ciao a tutti. Non vi fate fregare ai Parrucca Trader.